Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Oggi voglio farvi fare un giro nel mio negozio, nella mia libreria. Come vedete ci sono tre vetrine che danno sulla strada principale. Questa è quella centrale dove c'è anche il nome del negozio, la Chiappa Sogni, e poi ne abbiamo una a destra ed una a sinistra, che come vedete è questa qui dove ho inserito praticamente i libri, quindi c'è tutta la parte della libreria. Il mio negozio poi fa angolo e quindi come vedete anche sull'altra strada abbiamo un'ulteriore vetrina. In questo ho messo in mostra tutti i libri per bambini, dove metto anche poi sempre una lavagna con una frase a tema, mentre girato l'angolo ho esposto le ultime novità dei libri classici per adulti. Poi c'è il mio albero fatto di libri che ha riscosso un grande successo. La vetrina centrale invece ha un caminetto che ho creato io con il cartone e la carta da pacchi, ho appeso delle calze e poi ci sono questi cesti regalo che ho inventato, con appunto un libro e tanti piccoli regalini da poter fare a chi ama leggere, ed infine alcuni oggettini di Natale che comunque metto in mostra perché questo è il momento giusto per venderli. In un'altra piccola vetrina invece ho inserito tutti i presepi, quindi sia le capanne per il presepe che proprio dei piccoli presepini come idea regalo, come vediamo, insomma, soprammobili, carillon e così via. Infine, nell'ultima vetrina, anche questa fa un piccolo angolo, ho inserito tutti i giocattoli che poi sono il punto forte del Natale per i bambini. Adesso all'interno del negozio, e prima vi voglio far vedere il mio caffè letterario, separato dal resto del negozio da questo arco sul quale è stata dipinta la frase "un buon libro e una buona tazza di tè". Adesso un'occhiata agli scaffali. In questa prima libreria ho inserito tutti i libri di autori locali insieme ai dizionari e alle guide turistiche. Più in basso invece troviamo i libri per ragazzi, quindi per diciamo dai 8-9 anni in su, e poi più sotto ancora quelli per i più piccoli, quindi per le scuole elementari con i libri per, i primi libri per leggere e quelli per l'asilo. Su questi nuovi scaffali poi troviamo alcuni romanzi, molti di questi li riconoscerete, ed ho anche inserito delle lucine natalizie, mentre su questo scaffale ci sono i libri religiosi ed i non romanzi. Ancora romanzi anche su questi scaffali, insomma abbiamo libri più o meno vecchi, le ultime novità, quelli che io ho letto che poi voglio consigliare ai miei clienti, insomma c'è un po' di tutto, un po' di tutti i generi per soddisfare il maggior numero di persone possibili ovviamente. A
Abbiamo poi lo scaffale dei fantasy, anche se da me non è un genere che va molto, e sotto troviamo invece tutti i gialli, thriller, gli horror, comunque libri che sono fatti per tenerci in tensione, ecco. Troviamo poi i libri impacchettati per l'appuntamento al buio con un libro che tiro fuori all'occorrenza in varie occasioni. E poi sotto abbiamo i classici e poi i libri da cucina per la cucina con le ricette. Infine, sugli ultimi scaffali troviamo alcuni libri usati e poi i cesti di cui vi parlavo, quei cesti che ho creato, appunto ispirandomi a quelli che contengono cibo, e invece ho inserito il libro ed alcuni oggettini natalizi che potrebbero essere regalati e far piacere ad una persona. Ecco invece una panoramica del resto del negozio, quindi della parte dedicata alla cartoleria e articoli da regalo. Questo è l'angolo dove creiamo i pacchettini regalo e dove teniamo quindi tutto l'occorrente, carte, nastri, adesivi, eccetera. In questa parte del negozio invece tengo tutto ciò che riguarda la cartoleria, quindi penne, articoli da ufficio, cancelline, zaini, evidenziatori, insomma, chi più ne ha più ne metta, tutto quello che serve per la scuola, ecco, quello che viene in mente c'è. E poi c'è un piccolo angolino con i bellissimi libri delle edizioni del Baldo, che sono principalmente diari e appunto per le varie occasioni e librettini con indicazioni varie, ecco. Qui è dove ho raccolto tutte le palline per l'albero, ho addobbato un piccolo albero con varie palline e poi ho esposto tutte le altre in modo che le persone possano scegliere quelle per il loro albero da regalare. Sulla vetta di queste due librerie troviamo delle borse per computer o comunque da ufficio e poi sotto tutti i piccoli oggettini, sia per arredare la casa che piccoli regali natalizi. Passiamo adesso all'angolo dei giocattoli e qui vi do una piccola panoramica. Ho anche creato la cassetta delle lettere di Babbo Natale dove i bambini possono imbucare la loro letterina. Thank you.
altri piccoli articoli da regalo e poi album fatti a mano, cartoncini, bristole, tutto per decorare, carta crespa, carta velina e così via per chi vuole nutrire il suo lato artistico. Spero che questa veloce panoramica del mio negozio vi sia piaciuta ed io con il mio Babbo Natale vi saluto e vi do appuntamento a domani per un altro video. Ciao!